E quindi questo è quello che hanno deciso di fare le nostre ginnaste. Hanno lasciato il mare, hanno lasciato le mamme che magari sono al mare, e sono decise a fare questo allenamento che durerà per 4 ore ogni giorno per tutto il mese di agosto, tranne questi dei giorni del 15 e del 16, perché sono loro che vogliono lavorare per essere pronti a settembre-ottobre, quando ci saranno le prime gare. Sono proprio qui alle mie spalle, fanno questi allenamenti che non sono allenamenti da poco, e ve li faremo vedere. E sono loro direttamente bacino. E devi ritornare a scendere direttamente, via. Su, in piedi. Questo cos'era? Questa già è preparazione, preparazione. Sì. Però poi dopo, già ad agosto, comincio a lavorare sugli elementi tecnici. Diciamo, questa è una preparazione, quindi agli elementi tecnici. Un periodo ormai di preparazione fisica e poi preparazione tecnica. Vai, resisti. Allunghiamo le punte, tira, tira. Vediamo. Questa stessa posizione, andiamo nella posizione cartiana. Dai, spingiamo il bacino, il petto a terra. Dai, forza, la gamba sempre tesa. Proprio dovete sentire che vi tirano, che vi sta prendendo un po' il dolorino, si deve sentire, ragazzi, il dolorino lo dovete sentire. Questo è quello che stanno facendo, stanno allenando continuamente. L'essenza dell'allenamento è fare, ripetere sempre gli stessi esercizi per raggiungere quella perfezione che poi in gara sarà portata dai giudici con i massimi punteggi. Daniele, allora pausa in questa intensissima giornata di 5 minuti di pausa di allenamento, ma è un allenamento che sembra davvero intenso, no? Molto forte. È abbastanza intenso. Questo è, diciamo, un allenamento fisico prima di fare la parte più tecnica, no? È un allenamento di preparazione, dove tu fai tutto l'allenamento generale di base, più quello là specifico di base che serve per fare già gli elementi tecnici. Ora si passa di più al lavoro degli attrezzi, solamente al lavoro tecnico, che non è più un lavoro troppo intenso momentaneamente. Comunque questo è davvero, cioè questo davvero mette anche, credo, molto sotto pressione la forza di volontà nel fare questo tipo di esercizio. I ragazzi sono molto stressati, però alla fine reggono tranquillamente bene, anzi. Forse oggi c'era la telecamera, però voglio dire, nessuno dimostra sofferenze eccessive, no, nessuno hanno lavorato. Quindi adesso mi dicevi che adesso siamo a luglio, a metà di luglio, poi tu ad agosto passerai alla parte, diciamo, più... la parte tecnica, cominciare l'allenamento specifico viene aumentato, quindi diminuisce un pochettino la preparazione fisica in generale, in prospettiva di lavorare di più per le prossime gare che saranno a ottobre. Ma diciamo, ogni atleta ha un suo esercizio specifico che deve andare a definire, perché per esempio... Allora ancora sono tutti ragazzi, tutti giovani, quindi ancora il loro allenamento è basato su una molteplicità di elementi tecnici. Quando poi saranno più grandi, quindi andranno nella specializzazione, allora lì poi si dovranno specializzare soprattutto negli elementi tecnici, dove sono più importanti. Senti, gli esercizi di oggi sono stati praticamente senza soluzione di continuità, uno appresso all'altro. È una tecnica questa anche per mettere sotto pressione, diciamo, la volontà? Perché loro hanno gruppi muscolari differenti, quindi loro fanno continuamente senza pause, ma fanno le attività diverse. Sì, sono stressati fisicamente a livello anche cardiovascolare, però il muscolo interessato poi ha la pausa di riposo e quindi si può lavorare più, si può
possono fare più distretti muscolari, più esercizi nel minor tempo possibile, perché quello che è importante è il tempo, riuscire a far lavorare tutto in un determinato arco di tempo. Diciamo, ma senza tempi di recupero, questo perché sono ragazzini e hanno un sistema cardiovascolare d'acciaio. Il recupero già c'è, già è incluso, ma nel campo dell'esercizio, nel campo del tipo di operazione, quindi già il recupero però già ce l'hanno. E comunque tra un elemento e l'altro, cambiando il distretto muscolare, che lì i muscoli, quelli che sono già stressati, stanno riposando e iniziano gli altri loro. A livello cardiovascolare, anche se loro non hanno una grande importanza di cardiovascolare, ma sanno che quella preparazione deve servire per stressare il loro sistema cardiovascolare per resistere, come nella gara, almeno un minuto e mezzo nella lotta. Nella massima sua loro espressione, esatto. Se no poi dopo arriviamo là, sono stanche. E non si fermano ancora gli esercizi, sono sempre esercizi fatti nell'ottica e nello spirito di migliorare le alte competenze che già questi ragazzini hanno acquisito nell'arco dell'anno. Si tratta sempre di riprovare e migliorare laddove si sbaglia, senza fermarsi mai. E si auto-organizzano, sono capaci anche di organizzare il loro lavoro senza necessariamente chiedere l'intervento costante e continuo dell'istruttore. Questo è quello che stanno facendo questa serie di esercizi continui, sempre gli stessi, per raggiungere quella perfezione che è necessaria in gara, affinché il giudice possa indicare il massimo del punteggio. L'essenza dell'esercizio è proprio ripetere, eliminando gli errori, eliminando l'incertezza, con l'istruttore che indica ad ognuna delle ragazze qual è il problema del gioco. Artista, ovviamente, per il mio modo.